Il viaggio comincia dove finiscono le nostre certezze, scrive l'antropologo Frank Mitchell, ed è forse la sintesi migliore per descrivere i lavori di Rudy Pulcinelli, scultore dalla grande forza evocativa legato da sempre al tema della comunicazione. Perché il dialogo è una forza resiliente. La vita in qualche maniera si autorigenera, si autoripara e come anche come deve essere normalmente, come una piantina che in qualche maniera buca l'asfalto, una pianta che ai lati della strada, ai margini, riesce a vivere anche avendo semplicemente a disposizione poca terra e avendo soltanto un piccolo spiraglio per emergere. Bios è il titolo della personale dell'artista toscano alla Galleria Bonioni di Reggio Emilia, un parallelo tra dialogo e acqua. L'installazione principale raccoglie infatti 11 anfore provenienti dall'India meridionale ed utilizzate davvero dalle popolazioni indigene per trasportare l'indispensabile fonte di vita. Al loro interno le parole che raccolgono i 7 alfabeti più diffusi al mondo. In ogni vaso, in ogni anfora, praticamente coesiste, per esempio, e non è una cosa da poco, l'arabo e l'ebraico. È come se fosse un grosso auspicio, cioè il fatto di poter contenere e di divulgare il dialogo in senso assoluto. Ma sono anche la volontà delle connessioni, perché io dico sempre che in un mondo dove la comunicazione, in un mondo dove tutto è così veloce, tutto è così frenetico, forse ci stiamo avvicinando ad un periodo dove c'è meno dialogo. I lavori di Pulcinelli sono puliti e sintetici e la linearità delle forme restituisce una precisione geometrica assoluta. Bios è vita in greco antico, però Bios è anche ciò, rappresenta anche il meccanismo di accensione di ogni computer. Quindi è una parola antica ma è anche una parola moderna, è un acronimo che sta ad indicare proprio il codice che genera l'avviamento di un computer. L'acciaio Corten che si alterna al metallo verniciato, un perfetto equilibrio materico che invita ancora al dialogo e all'interazione. Nonostante io parli con la scrittura e con le lettere, è come se diventassero pagine bianche, no? E quindi un qualcosa, un significato è che dovrei aggiungere o se voglio aggiungere all'opera stessa. L'artista tramite queste sue pittosculture, queste sue sculture che sono dei quadri da parete, in qualche maniera suggerisce l'idea di un flusso che è il flusso della comunicazione ma anche il flusso dei volumi. La mostra Site Specific è ospitata alla Galleria Bonioni nel centro di Reggio Emilia. Era da un po' di anni che lo seguivo, ho visto la sua prima mostra a Correggio nel 2012 e da lì diciamo ho iniziato un po' a seguirlo. A me piace molto la scultura, quindi è una cosa un po' più innovativa del solito, che comunque sono sculture a parete, quindi può prendere anche il cambio a un quadro, quindi un'opera d'arte.